Buongiorno, buongiorno a voi. E noi siamo entrati e queste sono le prime immagini proprio che possiamo mostrare all'interno del capannone, dove è in corso lo sgombero dei giovani che sono arrivati da tutta Europa, che da sabato sera più di 3.000 ragazzi si sono trovati qui. Questi sono gli ultimi, lo stiamo vedendo adesso, la polizia è entrata proprio per accompagnarli verso l'uscita. Operazioni che, come dicevi tu, si sono svolte con la massima tranquillità e massima professionalità delle forze dell'ordine. Dopo due notti di musica a tutto volume, questa mattina il capannone è stato circondato da circa 300 tra poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa. Dopodiché è iniziata la trattativa, una lunga trattativa che alla fine un funzionario di polizia si è affacciato nel capannone e ha detto: per motivi di sicurezza dovete lasciare libera quest'area. La musica si è spenta, i giovani hanno cominciato a defluire, questi che stiamo vedendo, possiamo con la telecamera andare qui, vedete gli ultimi furgoni se ne stanno andando, sono gli ultimi che se ne stanno andando. È un epilogo che però era già nell'aria da ieri. Dopo le indicazioni arrivate dal Ministero dell'Interno, che appunto avevano detto che quest'area doveva essere liberata il più presto e il rave party doveva essere interrotto. Fortunatamente dobbiamo dire, tutto si è svolto con la massima professionalità e in modo pacifico, non ci sono state cariche di polizia, i ragazzi se ne sono andati chiaramente malvolentieri, la loro intenzione era quella di rimanere qui fino a martedì, però quello si sapeva, non avrebbero potuto in tutti i modi rimanere, e adesso, come state vedendo, il capannone praticamente è deserto e se ne stanno andando tutti. A voi. Grazie a Antonio Boschi, il collega della TGR Emilia Romagna. Tutti i colleghi della TGR hanno seguito questo rave party sin dalle prime ore, quando insomma l'autostrada era bloccata, accadeva veramente di tutto, fino all'epilogo, fortunatamente, ma grazie alla capacità di dialogo delle forze che hanno operato. Però possiamo dire, dottor Bezzon, cioè, però noi per anni ci siamo sentiti dire non si può fare niente. Allora, non si può fare niente. In realtà basta volerle le cose. Posso dire con grande gioia e serenità: lasciate lavorare le forze dell'ordine, dove ci sono dei professionisti che sanno sempre cosa è meglio fare. In questo caso lo hanno dimostrato tutte le forze di polizia, che sicuramente hanno concorso, che sono in grado di lavorare nella mediazione, nel dialogo. Quindi fino adesso non si è potuto fare, probabilmente qui c'erano anche circostanze più favorevoli rispetto che in altre situazioni, però fino adesso ci siamo anche sempre sentiti dire da sedicenti professionisti della sicurezza, molto sedicenti e poco professionisti, che in queste situazioni bisogna temporeggiare, prevalgono interessi, dinamiche diverse. Le forze dell'ordine, il loro mestiere, lo sanno fare benissimo e questa è la dimostrazione. A volte bisogna dare un ordine però perché le cose vengano fatte, perché altrimenti non possono operare da solo. Adesso abbiamo un tecnico che ha le idee chiare. Va bene. Matteo Salvini è contento di questa operazione, questo è il suo posto, ve lo facciamo vedere, la pacchia certo. È finita, la festa anche, Modena, sgombero e sequestro in corso a rave party, pugno duro contro droga, insicurezza e illegalità, è finita la pacchia. Il SIULP dice bene, quindi il sindacato di polizia, plaude alla scelta di fermezza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi sul rave party non autorizzato, lo dice il segretario generale del SIULP Felice Romano. Il Partito Democratico dice bene lo sgombero con il dialogo, noi Manganelli. Lo sgombero in corso è la dimostrazione che il ripristino, dice il Partito Democratico, delle regolarità e delle legalità, delle regole della legalità, può essere perseguita con dialogo e responsabilità e non, come esponenti del governo spiegavano, con la forza e con i manganelli. Vediamo se ci sono ancora dichiarazioni. Gasparri, Forza Italia, Piantedosi, quindi il ministro risorsa per la legalità. Orlando del Partito Democratico su Twitter dice: era conforme alle norme vigenti, segnala il ministro degli interni, il rave che si è tenuto a Predappio, a mio avviso di gran lunga più inquietante, era conforme alle norme vigenti, fa riferimento l'esponente del Partito Democratico. Guardate queste immagini invece di notte, con lo sgombero. Scusate, no, Fabrizio, un attimo. Fate, se no non posso chiamare le immagini. Fatemi vedere, Stefania, fammi vedere le immagini. Queste sono quelle che arrivano in diretta. I ragazzi, peraltro, non sappiamo se l'avrebbero fatto, diamo un grande beneficio del dubbio, però con la presenza di polizia hanno ripulito tutto. Questo è quello che invece accadeva la notte, no? La sera. Prego, Fabrizio. Segnalato con lo sgombero, importantissimo come deterrente, ma poi adesso ci deve essere anche un secondo tempo. Queste persone sono state identificate e hanno compiuto dei reati. Che vengano anche perseguiti adesso questi reati in modo da rafforzare il deterrente per una prossima volta.
Allora, per gli organizzatori. Allora, c'era un'agenzia con... E quella? Vediamo se me la... Grazie Giorgio. Credo a memoria più di 1000, eccolo qua, 1000 persone identificate e 150 veicoli. La Digos procederà al sequestro preventivo del padiglione per rischi strutturali. Poi qui si può anche aprire un altro capitolo, no? Sì, cioè i proprietari di immobili che sono pericolanti, però nessuno li abbatte, restano così, presto o tardi cadono in testa qualcuno. Però questo è un altro capitolo. 42 secondi, 42, mi raccomando, di pubblicità e poi torniamo. Per carità, tu sei una giornalista che si occupa molto bene dei temi economici, in qualche modo questo tocca anche l'economia, perché queste sono delle feste non fatte come qualche organizzatore voleva raccontare così per divertirsi un po', sono un vero e proprio business per chi le organizza, arrivano con camion e vendono da bere, da mangiare per giorni interi, accanto a questo diciamo, al rifornimento di bibite e di roba da mangiare c'è anche un rifornimento di un altro tipo che è facilmente intuibile, quindi Monica, un bel business dietro queste feste, altro che volontari. Sicuramente, allora secondo me io ti dico che le forze dell'ordine devono fare il loro mestiere, lo stanno facendo al meglio, perché la libertà di espressione, la libertà di manifestare, la libertà di riunirsi non deve essere mai messa in discussione, ma deve essere fatta, esercitata entro regole civili. Questa quello è una che festa, stiamo vedendo è di più lontano dalla civiltà. Quindi mi pare che la spiegazione e la risposta sia già, come dire, in rezza, no? Cioè nei fatti. Basta guardare e vedi. Libertà ai giovani, perché alcuni ci sono già delle polemiche, no? Le lette anche tu, polemiche politiche, allora c'è un modo per coercire loro. No, non è nessuna coercizione. Libertà va esercitata entro le regole della convivenza civile. Quindi queste sono regole infrante. Sì, sottolineerei che diamo completezza di informazione. A oggi organizzare un rave party in Italia non è illegale. Non è illegale. Che cosa diventa illegale nel momento in cui occupi una struttura che peraltro può essere piccolosa, o devasti. O credi. Ma per competenza di informazione dobbiamo specificare infatti, anche che organizzare una festa in discoteca quello. Non è un reato? Non ho capito. No. Ma nessuno mette in dubbio. Cioè io e te possiamo domani mattina organizzare un rave party abusivo a casa di qualcun altro vendendo senza licenze, senza cose. Io sto dicendo un'altra cosa, che si trova in queste ore detto da molte parti. Che i rave party sono illegali, in Italia non sono illegali. Sono legali a meno che non si commettano, come naturale, l'occupazione di strutture che si faccia pagare i biglietti. O che vengano dei reati o che siano fatti dei danni. Cosa è che succede? Mi dici una cosa legale dentro questa vicenda? Una sola. No, ma i ragazzi cosa hanno fatto di legale in questa cosa? No, ma ci siamo... Allora, io sto dicendo un'altra cosa, che quando sono arrivati i poliziotti, hanno fatto una cosa ottima. Hanno detto, siamo qui non per voi, guarda, testuale, aspetta, te lo faccio sentire. Ma siamo qui per la sicurezza del territorio. Però, scusami, questa è Repubblica che non è... di mezz'ora fa. Sì, allora, no, veramente... Magari se è un falso, diciamo che... No. Noi non leggiamo solo Repubblica, leggiamo anche Repubblica, però abbiamo gli inviati della TGR, della nostra testata giornalistica, quindi come dire, abbiamo la fortuna di avere queste parole che tu hai letto, noi abbiamo la fortuna di poterle ascoltare dal vivo. Sentiamo. Quello volevo dire. Non abbiate paura, non entriamo, stiamo qui perché l'edificio è pericolante. Ed è stato sottoposto a sequestro. Quella parete lì e quella parete qua non è ancorata alla struttura ed è pericolosa che cadi giù.
Allora, voi ai rave party non siete mai andati, però sapete che non sono delle feste legali, sì. Ma, sì. Ma sono pericolosi, cioè, allora, organizzando feste in discoteca, allora ci sono controlli, c'è la sicurezza, sappiamo cosa viene somministrato ai ragazzi, sappiamo che non possono... Ma cioè, pensate cosa hanno mangiato questi ragazzi, esatto, in questi giorni? Ma il giro di stupefacenti che ci sono in questi posti... No, sono contesti pericolosissimi, anche quando vengono organizzate bene le cose, cioè ci deve essere un controllo di tutti questi tipi di eventi. Ricordiamo anche il concerto, che c'è stato il concerto di Sfera Ebbasta, lo ricordo come se fosse ieri, tutti quei ragazzi, perché la situazione era gestita male. Per un problema di sicurezza, giustamente, certo, la polizia è intervenuta. Poi risentiamo Riccardo, però c'era Antonella. Io vorrei dire che il rave party, che in questo momento nella nostra legislazione non esiste come concetto, però è una manifestazione. Infatti ti hai fatto vedere prima il cartello dell'autostrada che diceva non uscite lì perché c'è una manifestazione. Ergo, allo stato dei fatti della nostra legge, il rave party è una manifestazione non autorizzata. Punto. Quindi è illegale. Allora, diciamo che se stiamo alla definizione di rave party, il rave party è una festa, giusto? Sì, ma... Giusto. Una festa io... rabbiosa, si chiama sì, rave. Sì, ma lasciate stare come si divertono, perché se vai in certe discoteche non è che usano meno droghe rispetto a quelle realtà. Però è una festa che non si può fare, perché avviene in un luogo dove non ci sono le misure di sicurezza. Se scoppia un incendio, esatto, con 3-4 mila ragazzi sotto un capannone, o se crolla un tetto, poi siamo qua a contare magari 100-200 ragazzi morti, chiedendoci come è stato possibile. Questo è il concetto di illegalità. Per quello non so chi dice che rave party... c'è un rave party illegale? No, cioè, se è una festa autorizzata, Riccardo. Devo dire, mi diverto molto a trovarmi nel vendere dei rave party. Non c'è, è tutto l'organizzatore di rave party. Se posso parlare, sì, allora c'è una cultura che passa attraverso i rave party, che è basata sul consumo di droghe, sì, sull'occupazione di luoghi. Ok. Ho detto un'altra cosa, ho detto che al momento non esiste il concetto di rave party. Se lo facessero in un prato, ok, e non occupassero nulla e non danneggiassero, non sarebbe reato, non ma è reato. Vero. C'è un prato, non lo è. Ma non lo è. Ma è occupazione di sua. No, alla peggio. Bezzone, danneggiato può dirlo lei, Bezzone, ma scusate, Bezzone, ma ci vuole Bezzone, l'autorizzazione di pubblico spettacolo, l'agibilità degli spazi, le attrezzature, gli impianti. Cioè, ci siamo dimenticati che c'è una legislazione di questo tipo. Anche se ci troviamo in 100 a fare musica in luogo pubblico, dobbiamo avere le autorizzazioni. Va si bene. Chiamano autorizzazioni di polizia. Allora, anche il luogo privato. Perché questo era privato. Bene. Ci torneremo. Gli ospiti ore 14, compreso sottoscritto, sì, a volte si scaldano perché si appassionano a questi temi, cercano sempre comunque di trovare, diciamo, delle spiegazioni e dare... piacevole. Certo. Allora, il confronto, laddove è civile, è parte, diciamo, integrale, della, integrante della nostra cultura.